Kate, la duchessa di Cambridge e il principe William sono rimasti a bocca aperta dopo un imbarazzante incontro con il primo ministro giamaicano durante il quale il leader ha fatto riferimento al piano del paese di diventare una repubblica. La coppia ha incontrato mercoledì il primo ministro giamaicano Andrew Holness nel suo ufficio a Kingston durante il loro tour reale nei Caraibi. Il filmato mostrava la coppia in piedi goffamente su entrambi i lati del signor Holness mentre dava un'occhiata sottile al rapporto della famiglia reale con la Giamaica. Il signor Holness ha detto: «Ci sono questioni qui che, come sai, non sono risolte, ma la tua presenza ci offre l'opportunità di contestualizzare tali questioni, di essere in primo piano e al centro e di essere affrontate nel miglior modo possibile». Ha proseguito: «Ma la Giamaica è, come vedrai, un paese orgoglioso della sua storia e molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato. E stiamo andando avanti e intendiamo realizzare le nostre vere ambizioni e il nostro destino di diventare un paese indipendente e prospero». La coppia ha incontrato proteste quando è arrivata in Giamaica martedì. Circa 350 persone si sono unite a una manifestazione nella capitale Kingston, con attivisti che chiedevano riparazioni e scuse formali alla famiglia reale per il suo passato coloniale e i legami con la schiavitù. Il signor Holness sembrava fare riferimento all'accoglienza mista della coppia nel suo discorso. Ha detto: «La Giamaica è molto libera e liberale e le persone sono molto espressive. E sono certo che ieri avrai visto lo spettro delle espressioni». La visita della coppia, che fa parte del loro tour caraibico di una settimana per celebrare il Queen's Platinum Jubilee, coincide con il 60° anniversario dell'indipendenza della Giamaica. Il tour è stato accolto con indignazione in diverse nazioni per il passato coloniale della Gran Bretagna nei Caraibi e altrove.